Buongiorno, benvenuti alla quarta diretta che l'UISP Nazionale sta organizzando qui da Roma, da Testaccio, dove si sta tenendo il MOOC Congress 2014 organizzato dall'UISP, appunto dall'ISCA e dall'UISP. Siamo nella Facoltà di Architettura dell'Università di Roma 3. Questa è l'ultima giornata di lavori pubblici, diciamo, del congresso, perché poi domani ci saranno delle sessioni invece chiuse, diciamo, sia di UISP che di ISCA, quindi il congresso ISCA e il Consiglio Nazionale UISP, e sta per aprirsi la prima sessione plenaria della giornata, adesso alle 9:30. Approfittiamo di questo momento in cui ancora i lavori non sono iniziati per ospitare un ospite appunto di riguardo, Jane Greenberg del Dipartimento Presidenziale degli Stati Uniti d'America su Fitness, Sport e Nutrizione, che ci ha raggiunto qui in postazione. Benvenuta, welcome. Thank you so much. Allora, Jane Greenberg ha tenuto la sua relazione, è intervenuta nella giornata di apertura, quindi di mercoledì 22 ottobre, dalle 18 alle 19, quando si è tenuta la cerimonia di inaugurazione. Le chiediamo, qual è il suo bilancio dei lavori ad oggi, quali sono le sue impressioni su questo MOOC Congress. How are your feelings for these past few days, your experiences? The past few days have been incredible. Been able to meet many people from around the world and share ideas and collaborate. Gli ultimi giorni sono stati molto belli, è stato bello incontrare tante persone da tanti paesi diversi e collaborare con le loro idee e scambiarci anche idee nuove. Sono uscite idee e proposte che voi già applicate o che già sono attive negli Stati Uniti? Any new ideas have come out or ideas are already used in America? The sharing of ideas is also to impact the childhood obesity around the world. And what we look at different ways that we are using the schools, we're using implementing Mrs. Obama's Let's Move, and it ties in with the Move Congress. Una delle cose che abbiamo proposto anche questo congresso sono idee che sono state fatte da Michelle Obama nel suo progetto Let's Move in America e confrontate con tutte le idee diverse nei paesi europei. Pensa che incontri di questo genere nel mondo in generale possano essere utili per evolvere su queste politiche? These meetings are incredibly useful. They're so important that there's great ideas from different countries, different people, and I can't wait to take them back to America and implement them. Questi incontri sono molto utili e non vedo l'ora di riportare le idee che ho imparato in questo congresso in America. Perfetto, la ringrazio, thank you. Thank you very much. Buon lavoro. Allora, ringraziamo intanto anche Alexander Mark che ci ha aiutato questa mattina con la traduzione dell'intervento di Jane Greenberg e rifacciamo il punto su questi giorni di lavori qui a Roma, che appunto l'UISP ha collaborato ad organizzare e ad arricchire con i suoi contenuti nella stessa settimana in cui proprio l'UISP Nazionale ha organizzato ad Orvieto un workshop su stili di vita e salute che è un passo di un percorso che viene dopo l'incontro che si è tenuto a Trento il 20 giugno scorso e che porterà alla scrittura, alla realizzazione di un manifesto proprio sulle politiche per gli stili di vita e la salute. Per fare il punto su quello che è stato detto in quelle giornate e quali collegamenti, quali relazioni possono esserci tra quel momento e quello che si sta tenendo qui, dove si parla di città vivibili, di urbanistica, di città accessibile ai cittadini, allo sport dei cittadini, ma per una vita che sia più indirizzata al benessere. Abbiamo qui con noi Elisa Bani, benvenuta. Ciao, buongiorno. Allora, tu hai seguito tutti i lavori di Orvieto, quindi le relazioni e le conclusioni anche di questi tre giorni di lavoro, perché ricordiamo che successivamente al workshop nazionale WISP si è tenuta la due giorni di Guadagnare Salute, il programma del Ministero della Salute appunto che elabora strategie politiche per migliorare lo stato di salute generale dei cittadini e proporre appunto politiche in questa direzione. Quali collegamenti vedi tra questi due momenti e quali sono gli elementi salienti che sono usciti da Orvieto? Allora, la cosa secondo me più evidente è il fatto che entrambi sono momenti di condivisione, qui su scala direi internazionale, lì era un momento più nazionale, vissuto con le istituzioni, quindi un mettere comunque sia sul piatto tutte le proprie risorse, le forze, le competenze, in un momento in cui appunto le risorse economiche forse sono più difficili da reperire e quindi non resta che condividere strategie, condividere progetti, questa è la cosa più importante e si è visto che facendo così si possono raggiungere con pochi investimenti anche dei risultati eccezionali. Ora lì si parlava nello specifico nel campo della prevenzione e nel campo della prevenzione si è scoperto forse negli ultimi anni in Italia, forse un po' tardi,
ritardo rispetto al panorama internazionale, però quanto la prevenzione sia importante e quindi quanto anche gli stili di vita attivi, e lì entra in gioco ovviamente la WISP, siano fondamentali. E qui ci colleghiamo ovviamente al lavoro di questi giorni. Esatto, in cui si è cercato di elaborare proposte per collaborare con amministrazioni enti locali affinché le città si evolvano, si riqualifichino nell'indirizzo appunto di una maggiore accessibilità e vivibilità per i cittadini, che è fondamentale per poter praticare questi stili di vita attivi che anche l'UISP cerca di spingere e di promuovere. Certo, lo sport per tutti che si è sempre promosso nell'UISP a questo punto diventa fondamentale, perché davvero lo sport allargato a tutta la cittadinanza può portare a un livello superiore la prevenzione e la salute sociale. Benissimo, grazie Elisa, poi sicuramente ci avremo modo di interagire successivamente nella nostra diretta, che seguirà appunto l'apertura di questa ultima giornata di lavori qui del MUR Congress da Roma. Stanno arrivando intanto qui nell'Aula Magna della Facoltà di Architettura dell'Università Roma III tutti i partecipanti e gli ospiti a questi giorni di lavori, che diciamo parteciperanno così a uno degli eventi conclusivi per quanto riguarda le plenarie, perché dopo le 10:30, quando finirà questo momento, inizieranno invece dei workshop paralleli che si svolgeranno sempre negli ambienti dell'università, che affronteranno diversi temi sempre legati alla vivibilità e all'accessibilità. Nel frattempo passo il microfono a Ivano Maiorella per ulteriori aggiornamenti. Sì, grazie Elena. Allora, la nostra regista, che ringraziamo, Francesca Spanò, vedete che mi sta dando un po' uno scorcio di quello che sta avvenendo in questo momento. Sono le 10:45, oggi è venerdì 24 ottobre e sta per iniziare la terza e conclusiva giornata dei lavori del MUR Congress. Che cosa sta avvenendo in questo momento? Vedete sul palco i relatori che si stanno preparando per dare il via a questa sessione. Sul palco in questo momento vedete anche Nicola Porro, professore dell'Università di Cassino, sociologo italiano dello sport, che sarà uno dei relatori di questa mattina. Accanto a lui vedete, insieme ai volontari che sono riconoscibilissimi per questa maglietta arancione che in questi giorni, dobbiamo dire, ha popolato anche la città di Roma. Pensiamo all'urban trekking di ieri pomeriggio, in cui questo gruppone di 400 persone dal quartiere di Testaccio, dal quale vi stiamo parlando, ha raggiunto il Campidoglio, tutti con la maglietta rigorosamente arancione, simbolo dell'ISCA, simbolo europeo, internazionale dello sport per tutti. Dicevamo appunto i volontari, che hanno avuto un ruolo importante per la riuscita di questo MUR Congress. Vicino a loro, al tavolo, vedete della presidenza, chiamiamolo in questa maniera, Rita Scalambra, presidente della Lega Ginnastiche WISP, sta ultimando un po' i dettagli, perché come al solito ci sarà una coreografia musicale che coinvolgerà tutti i partecipanti, e se ne è occupata anche lei insieme agli altri colleghi dell'ISCA, in particolare, lo vediamo inquadrato in questo momento, in particolare il moderatore di questi giorni, Sean Blair di ProMIT. Sean Blair è inglese, ecco, anche qui MUR Congress una caratteristica, cominciamo già a tirar fuori qualche linea di bilancio, Elena Fiorani, un po' di questo nostro racconto. Una cosa importante è che per la riuscita di questo MUR Congress si sono, diciamo, utilizzate professionalità, competenze e responsabilità di persone che vengono da associazioni sportive di sport sociale per tutti, un po' di tutta Europa, quindi, come avviene in questi casi, un mix di competenze ma anche di stili, di provenienze diverse. Ecco, vi dicevamo appunto la coreografia, la musica che in questo momento sta partendo. Preghiamo la nostra regista di spostare l'inquadratura verso la sua destra, perché sta partendo il logo, la sigla che ha contraddistinto questi tre giorni di lavoro, peraltro sigla video preparata proprio dalla nostra Francesca Spanò, che in questo momento si sta occupando delle riprese e della regia. Ecco, direi di ascoltarla Francesca Spanò, se la linea è buona. Ecco, ascoltiamo anche la musica, microfono al palco. We'll be right back.
Good morning. Welcome to the final day of our Congress. Didn't we have an amazing evening yesterday? Wasn't that incredible? The walk and the tour and the dances. I have to say, I think we should begin the day with a standing ovation for WISP. So please stand up. Mind your computers. And let's say thank you to WISP. Momento che avevamo annunciato sta arrivando, ovvero tutti i congressisti sono chiamati a partecipare ad un momento collettivo, Elena Fiorani. Di che cosa si tratta? Sì, diciamo, non è ancora il momento della, della coreografia che ogni giorno ci accompagna in alcune parti delle assemblee plenarie, diciamo. È semplicemente un ringraziamento, un applauso che il Sean ha voluto lanciare per tutta l'organizzazione di questo Move Congress. Ecco, prendo io il microfono intanto che prepariamo e anche te riesci così a attrezzarti. Vediamo che le traduttrici per la simultanea sono a posto, nel frattempo stanno raggiungendo il palco anche gli altri relatori e siamo in attesa anche del presidente del CONI Giovanni Malagò, che a minuti dovrebbe arrivare qui. Vediamo anche in prima fila Vincenzo Manco, presidente nazionale della WISP, e qualche fila dietro anche il presidente dell'ISCA, che è Kirk Mogens. Ecco, Elena Fiorani, che cosa sta avvenendo? Sì, Sean, il moderatore di tutti gli incontri, di tutte le plenarie che si sono tenute qui al Move Congress, sta facendo una specie di presentazione dei lavori degli anni scorsi. In questo caso ha mostrato i risultati dei questionari che sono stati posti ai partecipanti riguardo agli elementi che più hanno gradito, che più li hanno emozionati degli eventi passati, in cui sono emersi, diciamo, che le cose che più hanno gradito sono quelle dei contatti con le altre persone, i momenti in cui la possibilità di creare amicizie e relazioni. In questo momento Sean sta salutando la nostra postazione in diretta streaming, segnalando, ricordando a tutti i partecipanti, appunto, che saremo in diretta per un'ora fino alla fine della plenaria. Sta ricordando i vari modi di comunicare che hanno messo in piedi dall'ISCA per condividere tutti i contenuti e tutti i momenti che sono stati vissuti insieme qui a Roma, con una newsletter, quindi poi le dirette stesse realizzate dall'WISP, che saranno comunque, sono già disponibili su YouTube, quelle dei giorni scorsi, e anche queste saranno a breve, appena concluso, saranno disponibili. Quindi tutti i modi in cui continuare a rimanere in contatto e a rivedere i contenuti di queste giornate. Iano? Ecco, Elena, io direi di dare voce al palco, anche se Sean sta parlando in inglese, però un inglese sufficientemente comprensibile. Lo ricordiamo, 500 delegati, rappresentanza di 50 diversi paesi, e ovviamente la lingua inglese viene utilizzata un po' come ponte. And we'll give you, we've organized some buses and things for this evening, but we'll give you the detail at the closing session. Those are my notices, I think. Can I hand over to Tom and Howie from Audiofuel? Good morning. So we've been starting each session with some music and movement, and we told you that we were going to be using that to create a recording. We'd like to play you a part of it. Would you like to hear it? Yes. You might recognize some of the voices in here. Allora, è salito sul palco Tom Carey, che è proprio la persona che si occupa delle coreografie, di movimentare il pubblico e di farli partecipare. In questo momento stanno facendo ascoltare proprio le fasi che sono state registrate nei giorni scorsi, eseguite dai partecipanti qui in sala nell'Aula Magna. Why is it pumping like that? Is that the compressor? Is that the compressor? Thank you.
Let it roll. So, all right, Howie. So it's beginning to shape up, hey? So this morning, we have a few things that we need to capture. We need to use this time together to get three pieces recorded. So are you up for singing the final parts? Yes. Fantastic. So why don't we start by standing up, please, and we'll just have a quick warm-up. Okay, we can cut it. Praticamente la premessa è che in questa giornata, in questo momento di attività, sarà l'ultima occasione per registrare quello che manca per creare questa canzone del Mu Congress, quindi si parte con l'attività che non sarà soltanto motore a questo punto, ma appunto anche di canora per partecipare alla creazione di questa canzone tutti insieme. Your fingers and up you go. And get some hula, because we need to wake up a torso. And breathing in. Then. I'm very demanding. So now we're going to shake out our arms and legs. So eight, then eight. Then eight, then eight, then four, then two, then one. Ready? One, two, three. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 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 One, two, three, four. One, two, three. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, one, two, one, two, one, two, one, 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 one. Yay! So, let's warm up our voices a little bit so we don't harm them when we sing. Let's hear you go. Sing! That's actually a really good exercise for extending your range if you want to improve your singing. Let's do it one more time. Sing! Marvellous. I think we're ready. Let's do a little bit of singing. Let's do this all together. If I could get the track and the part. You might remember from yesterday. Mama. Okay. Mama. Avete visto, ascoltato quello che sta avvenendo in diretta qui dalla Facoltà di Architettura, ultima giornata, terza giornata per il Move Congress. E alcuni esercizi per iniziare la giornata, adesso si passa agli esercizi completati da, diciamo così, il canto. Ecco, un'attività che abbiamo commentato ieri, attività di olistiche, quindi che mettono in relazione, predispongono il corpo e la mente a una giornata di lavoro come quella che ci attende. Linea al palco. Lyric, so we really need this to be strong. And what we noticed yesterday was that the women seemed to, you noticed the women were featured more in the recording. You guys delivered. Men, today's your chance. We need to step up. We can't let this be like all just the women singing. We need the size, okay? So we're going to start doing it all together, and then I'm going to use my very limited Italian to invite Uomini, and then just the men sing, and then
tutti and we all sing, okay? So, now we move. 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 What meanie? Now we move. 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 I think we got that. So let's just do that one more time all together. Now we move. Now we move. Perfect. One more time without me shouting perfect over the end of it. Now we move. Now we move. Perfect. Great. So, last part. So over the same piece, it's let's get moving now. Music, please. Let's get moving now. 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 Great, we have that. So there's one more thing we need, which is a shout. Everybody together. So can we have the music for that? We move. We move. We move. We move. We move. You might want to use your bodies for this. We move. We move. We move. We move. We move. We move. Brilliant. Fantastic. So I think we have everything that we need. Would you like to do one more game with me before I get the dancers on? Brilliant. Okay, let's lose the music. So one more. It's a listen and repeat. So the words are a boom chick a boom. A boom chick a boom. A boom chick a rock a chick a boom. A boom chick a boom. A boom chick a rock a chick a rock a chick a boom. Get your hands involved. A boom chick a boom. A boom chick a rock a chick a rock a chick a boom. That's a boom chick a rock a chick a rock a chick a boom. A boom chick a rock a chick a rock a chick a boom boom. A boom chick a boom. A boom chick a rock a chick a rock a chick a boom. A boom chicka boom. A boom chicka rocka chicka rocka chicka boom. A boom chicka rocka chicka rocka chicka boom. All right, guys, thank you so much. So we're going to invite on, no, don't sit down, this is when it gets really interesting because I can't dance. These guys can. So if you'd like to come on. We're going to play you some music, they're going to do some dance moves, you're very welcome to join in. Allora, non finisce qui questa parte di ballo e di divertimento perché entrano in campo i volontari che seguiranno una coreografia invitando i partecipanti a seguirli e quindi a ballare insieme a loro. Look the PowerPoint and working! Present themselves. Smiling. Sit down, stand up. Breathing. Eating. Dancing.
Eating! Applauding! Kissing! Give the business card! Say bye-bye! And move! Thank you. Abbiamo assistito a questo momento di musicale, di danza, di divertimento all'interno della sala. Infatti il commento di Sean Blair è stato: se tutti gli incontri cominciassero così e si concludessero così, sarebbero sicuramente più piacevoli, più leggeri probabilmente anche gli impegni di lavoro. Allora, adesso si inizia con appunto le relazioni e gli interventi della giornata. Gli ospiti di questa mattinata sono Filippo Fossati, presidente di Sky Europe e parlamentare italiano, e Nicola Porro dell'Università di Cassino, sociologo dello sport. Ambedue sono ex presidenti dell'UISP nazionale, quindi diciamo, sono personaggi molto vicini alle politiche, alle idee, agli ideali dell'UISP. Quindi daremo la parola al palco intanto per sentire i saluti di Filippo Fossati. Some volume on his mic. Is that working? Ba 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 ba. Ci sono un pochino di problemi di audio, il microfono di Filippo Fossati non è ancora partito, quindi non è ancora iniziata la sua relazione. Dopo di lui interverrà, come avevamo detto, Nicola Porro, e dovrebbe esserci atteso anche la presenza di Giovanni Malagò, il presidente del CONI, che non è potuto essere qui nella giornata di apertura mercoledì 22 ottobre. Se avremo aggiornamenti sulla sua presenza, poi ve li daremo durante la nostra diretta. In attesa che si risolvano questi problemi tecnici, vi ricordiamo che dopo appunto questa sessione plenaria, che sarà la penultima dei lavori, perché poi un'altra ce ne sarà questa sera dalle 18 alle 19, che sarà la chiusura, le conclusioni dei due presidenti delle associazioni che hanno organizzato l'evento, Vincenzo Manco per l'ISPA nazionale e Morgans Kirkby per l'ISCA, ci saranno invece delle sessioni parallele, dei workshop che si terranno durante tutta la giornata. Ma torniamo al saluto di Filippo Fossati. Next time, la slide. Beh, questa è una meravigliosa definizione di sport. È la definizione del Consiglio d'Europa del 1992. Io sono innamorato di questa definizione. Sono contento che sia la definizione alla base di tutta la politica europea. Tutto ciò che è venuto dopo, l'Europa l'ha fatto sulla base di questa definizione molto larga di sport. Nel 92 il Consiglio d'Europa aveva capito, è una delle rare volte in cui le istituzioni politiche capiscono in tempo quello che avviene nella realtà. Aveva capito che lo sport si stava trasformando, usciva dalla vita dei campioni e dallo spazio degli impianti, entrando nelle nostre vite e invadendo le nostre città, il nostro territorio. Sono passati 20 anni e dopo 20 anni questa invasione dello sport continua e sta diventando un'onda incontenibile. Nel tempo, all'alba, noi vediamo runner per le strade, vediamo chi fa tai chi nei nostri parchi.
la notte, gli skate nei centri storici delle città. Il lunedì, la pausa fitness degli impiegati all'ora del pranzo. La domenica, il trekking in campagna e attenzione perché scendono le biciclette del trail per i sentieri. Dall'alba della vita delle donne in gravidanza che stanno in piscina con il bimbo che nascerà fino al tramonto della vita dell'anziano che fino all'ultimo giorno combatte con il movimento, con l'attività fisica, una resistenza contro l'infermità. Dalla palestra per i ricchi, per i milionari progettata dall'Archistar a Dubai, ai fazzoletti di terra che a pochi chilometri da lì i bambini riescono a utilizzare per giocare nella miseria dei campi profughi. Quindi lo sport è bello, affascinante perché travolge le barriere, cambia se stesso per cambiare la vita, per renderla migliore. Bello e terribile anche per noi lo sport che non riconosce nessuna appartenenza, non riconosce nessuna chiesa, sfugge spesso all'organizzazione, anche quella delle nostre associazioni, anche delle associazioni di sport per tutti. L'abbiamo chiamato sport indisciplinato, ribelle. Lo sport che corre con il ritmo dei social media, della tecno o dell'adrenalina del rischio negli sport estremi. Bene, lo sport, un fenomeno sociale globale, un fenomeno sociale globale. Fino a pochi anni fa queste parole ci avrebbero fatto pensare ai giochi olimpici, ai mondiali di calcio, a quegli eventi sportivi che in tutto il mondo si seguono. Direi all'universale televisivo del campione come eroe globale. Oggi, quando diciamo fenomeno sociale globale, il nostro pensiero va ad altro forse, cioè alla forza universale del gioco, che è una delle poche attività che in questo mondo ci fa restare umani. Ma io volevo in realtà parlarvi di politica sportiva, perché è questo di cui mi occupo. Anche perché nella politica, quando si definisce un problema, e quella che abbiamo visto all'inizio era la definizione di un tema, poi, se si è buoni politici, dobbiamo assumersi delle responsabilità, si devono prevedere delle conseguenze, si dovrebbero progettare delle azioni. Allora, la prima domanda è: le istituzioni globali, i soggetti globali, hanno compreso questo cambiamento dello sport? Hanno progettato azioni, innovazioni? Hanno proposto le sfide giuste? In una parola, hanno fatto il loro dovere? Io non ho tutti gli elementi per dare una risposta, ma posso condividere qualche sensazione con voi. L'ONU, primo grande soggetto globale, l'ONU ha un approccio positivo verso lo sport, multifattoriale. Tutte le agenzie dell'ONU comprendono lo sport fra gli strumenti a disposizione per raggiungere obiettivi di sviluppo pacifico e sostenibile dell'umanità. A partire dall'Organizzazione Mondiale della Salute e dal suo impegno costante per diffondere sani stili di vita basati sul movimento come prevenzione sanitaria. Ma c'è un problema, e il problema è l'ONU, purtroppo, e cioè la scarsa fiducia
che gli stati nazionali hanno in questo soggetto globale. Quali degli stati nazionali risponde alle indicazioni dell'ONU? Il Comitato Olimpico Internazionale. Non so, da 20 anni, cioè ormai sono 20 gli anni, di lavoro delle commissioni Sport per Tutti, della commissione del Comitato Olimpico Internazionale su Sport e Ambiente. Ci sono delle assemblee mondiali, biennali, ogni due anni, importanti, ricerche, scambi, supporto delle buone pratiche. C'è un'azione di solidarietà internazionale attraverso lo sport, o attraverso la testimonianza dello sport, meglio. Quindi, cose giuste. Ma la domanda è, gli esiti, le azioni proposte al mondo sportivo? Non deve cambiare niente nello sport olimpico? È possibile che cambia lo sport in questo modo travolgente e lì non cambia niente della struttura, della governance, della stessa carta dei valori olimpici? Non credo sia possibile, se si vuole avere la funzione di rappresentare tutto lo sport. C'è un altro soggetto globale che abbiamo incontrato, anzi direi con il quale abbiamo stabilito anche delle forti partnership. Penso ad alcune grandi imprese multinazionali. Le abbiamo anche sentite nelle edizioni del Move Congress. Ecco, dobbiamo ammettere che il loro approccio è molto convincente. Forse hanno capito più di altri quello che stava succedendo. Molte imprese hanno ridotto o abbandonato la promozione del proprio marchio con le sponsorizzazioni dello sport d'élite e si affidano oggi a programmi diffusi, costanti nel tempo, nel campo dello sport per tutti, anche arrivando a sostenere le attività più informali e nelle aree sociali più critiche, dallo sport di strada agli interventi sportivi nelle carceri. È chiaro che c'è un interesse commerciale, ma queste imprese preferiscono mostrare la loro responsabilità sociale e su questo fondare il loro successo commerciale. Bene, siamo soddisfatti, ma siamo sicuri che sia possibile che privato non profit, noi, l'ONG, e istituzioni pubbliche possano essere buoni partner se le loro velocità sono così diverse? Questo è il tema anche delle nostre giornate. Come costruire una partnership efficace con soggetti che hanno velocità così diverse? Eppure siamo convinti che sia importante soprattutto la capacità delle istituzioni pubbliche di decidere. Abbiamo bisogno degli indirizzi e del sostegno delle istituzioni pubbliche, perché il nostro obiettivo è allargare la pratica sportiva. Allora forse siamo decisivi noi, è lo spazio delle ONG, è lo spazio delle associazioni di base che può fare la differenza. Noi possiamo essere il soggetto che riesce a mettere d'accordo, a stabilire una buona partnership, a mettere in relazione questi tre grandi elementi di una governance globale dello sport. ISCA è pronta a fare la sua parte. È da tempo in cammino su questa strada. La domanda che ci siamo fatti in questi giorni è: qual è il punto però di attacco? Dove possiamo concentrare la nostra forza? E abbiamo detto: rovesciamo la prospettiva, dal globale al locale, partiamo dalle città. E da lì guardiamo al mondo, e in particolare, siamo a Roma, guardiamo all'Europa.
l'Europa, c'è un ampio margine di crescita, c'è la possibilità di crescere per il settore sportivo. Troppi cittadini europei hanno uno stile di vita sedentario. Noi abbiamo proposto un obiettivo: portare la media dei praticanti dell'attività fisica in tutti i paesi europei al livello dei 5 paesi leader. È la nostra campagna Now We Move. Al 2020 100 milioni di nuovi sportivi in Europa. È un grande obiettivo di civiltà. Ma attenzione, l'Europa è in crisi. E questo grande obiettivo di civiltà è anche un grande obiettivo economico. Significa lavoro che si può creare nel mondo sportivo, significa intelligenza, competenza, cultura, soprattutto per i giovani. Lo sport rappresenta già il 2% del prodotto interno lordo in Europa. E attenzione, questo 2% del prodotto interno lordo è composto da soldi delle famiglie, delle persone e anche risorse degli enti locali. Non è lo sport di élite che porta valore nello sport, siamo noi che portiamo l'80% del valore nello sport. Bene, dobbiamo giocare questa sfida. Dove la giochiamo? La sfida dei 100 milioni, la sfida delle persone che arrivano allo sport partendo dalla sedia. La dobbiamo giocare nelle città, nelle aree urbane. Lo sport attraversa le città e il territorio. Dove passa il cittadino attivo si recuperano spazi nelle città, si migliora la viabilità, si recupera tempo per le relazioni sociali, si salva il territorio, la bellezza del territorio. Dove nasce un luogo di sport, nasce un luogo di cura, di lotta al disagio, ai problemi sociali, alle discriminazioni. Il luogo di sport è un luogo di dialogo tra culture diverse, di scambio di umanità, di felicità. Noi in questi 3 giorni proponiamo un'alleanza, il mondo sportivo e le città insieme, le autorità locali e gli attori sociali dello sport, come siamo noi. Lo sport è un motore di sviluppo, di un'economia giusta, di un'economia sostenibile. Allora, io vi proporrei alcuni punti molto concreti, che dalle città si rivolgono agli stati nazionali e all'Europa. Il primo punto è: lo sport può essere un fattore di green economy. Noi possiamo cambiare gli impianti sportivi e cambiare le abitudini di vita per risparmiare emissioni, per ottenere un risparmio energetico. Un secondo punto: il turismo. Quando c'è un congresso di imprese del turismo, in questi anni l'unico segno più nelle attività sta nel turismo sportivo, che sta crescendo, perché sappiamo che attraverso lo sport praticato, attraverso lo sport che si fa, si conoscono meglio le città. Ieri abbiamo fatto del turismo sportivo intelligente e abbiamo portato ricchezza alla città di Roma. 3. La salute. Abbiamo detto tanto, è solamente un punto concreto. Forse è il momento in Europa di poter dare un numero all'attività sportiva per la salute, che sia un numero di riferimento. Diciamo l'1%. L'1% della spesa sanitaria potrebbe essere trasferito sulle attività sportive orientate alla salute. È un grande obiettivo di civiltà, è un obiettivo di risparmio, perché come sappiamo
le risorse utilizzate in sanità per lo sport sono risparmiate su un'assistenza più expensive. 4. L'inclusione sociale. Abbiamo visto in questi giorni tante esperienze straordinarie di sport utilizzato per includere. Noi non possiamo più vivere di progetti. I progetti iniziano e poi finiscono. E quando un progetto finisce, la situazione, chi è incluso torna ad essere escluso. Bisogna passare dal progetto al diritto, e le attività di inclusione sociale attraverso lo sport devono essere attività costanti nel tempo. 5. Contro la sedentarietà. Io non amo in genere nel welfare la proposta dei voucher, di finanziare le politiche attraverso dei buoni a disposizione dei cittadini. Ma qui si tratta di lavorare non solo per chi ha bisogno e vuole una risposta, ma per chi ha bisogno e una risposta magari non la cerca, non la vuole. Chi sta a casa alla televisione spesso è convinto di starci bene. E allora il voucher può essere lo strumento per dire a una persona: hai a disposizione 10 ore di attività sportiva, vai in giro, cerca la tua risposta migliore. Cerca la tua attività, quella che ti può piacere di più, quella che ti può fare uscire dalla sedentarietà. Ed è anche una sfida per il mondo sportivo, perché se io so che ci sono 1000 persone, 2000 persone che hanno questo voucher in mano, mi preoccuperò di proporre le iniziative per raccogliere questo messaggio, questo utente, questa persona da me. Scuola, abbiamo detto, più ore, più tempo di movimento dentro la scuola. Forse, naturalmente, noi dobbiamo aiutare, il nostro mondo deve essere dentro questa sfida. E io credo che chi frequenta il nostro mondo potrebbe avere anche dei crediti per il proprio percorso scolastico, se ammettiamo che l'attività sportiva è un fattore educativo importante. Fisco, qui c'è la parte più importante, bonus fiscali per il nostro mondo, per le famiglie attive nello sport, per le associazioni che organizzano lo sport, per le compagnie che sostengono lo sport per tutti. In tutti i paesi ci sono delle misure fiscali, ma siamo in Europa, noi dovremmo portare il trattamento fiscale nella media dei paesi che fanno politiche più vantaggiose verso questi tre soggetti. 8. Politiche economiche. I sindaci ci hanno parlato delle difficoltà. Noi abbiamo bisogno che gli Stati nazionali e l'Europa aprano canali di credito alle autorità locali per intervenire sugli impianti, per sostenere lo sport e il movimento nella trasformazione del loro territorio, dei loro spazi urbani. Bene, chiudo. Molte di queste domande hanno un primo step, che sono gli Stati nazionali, ma poi c'è l'Europa. Noi abbiamo lavorato molto con l'Europa, diamo un giudizio positivo di quello che ha fatto l'Unione Europea. La Commissione Sport, i progetti preparatori e poi alla fine il piano 2014-2020 di finanziamento dei progetti sportivi. E abbiamo apprezzato anche quello che l'Unione Europea ha continuato a fare in tema di sport di livello, di sport professionistico. E allora però nella prossima legislatura di spostare il cannocchiale. La scelta deve essere chiara. Dallo sport d'élite l'attenzione delle istituzioni europee si deve spostare allo sport per tutti. Questo significa utilizzare lo sport come strumento dentro tutti i settori d'attività dell'Unione Europea, l'ambiente, la formazione, lo sviluppo economico, il turismo, e anche inserire lo sport nei grandi progetti sociali, nei grandi finanziamenti
dei fondi strutturali europei. Questo sarebbe un salto di qualità ulteriore che porterebbe risorse e valore culturale allo sport. Naturalmente c'è i compiti a casa anche per noi, perché se vinciamo noi e i nostri alleati, le città, le sfide per il mondo sportivo saranno molto importanti, molto difficili. Lo sport per tutti, lo sport informale, lo sport che invade la nostra vita ha bisogno di risposte da parte di chi lo vuole organizzare. E ci vogliono risposte intelligenti, ci vogliono più competenze, ci vuole più preparazione. Bisogna che abbiano fiducia di noi i cittadini, che ci guardino con sapendo che quando vengono da noi la risposta che avranno sarà una risposta efficace, competente, sicura. C'è molto lavoro da fare nel mondo sportivo, ma il futuro del mondo sportivo è questo, non è altro. Non è mettere una medaglia al petto del migliore dei ragazzi, ma è accogliere nella propria sede, nel proprio impianto, nella propria attività, i ragazzi che medaglie non le prenderanno mai. Questa è la nostra grande forza. Grazie. Grazie. Okay. 8 brilliant ideas. Thank you. Thank you. It's my pleasure. L'intervento di Filippo Fossati, che è il presidente di Sky Europe, quindi rappresentante molto importante dell'Associazione di Sport per Tutti Internazionale. E, a seguire, appunto, come anticipato, invece avremo l'intervento di Nicola Porro. Mentre la Chambray presenta intanto i 4 workshop che si terranno successivamente alla plenaria che stiamo seguendo adesso in diretta. Gli argomenti dei 4 workshop che si succederanno sono i seguenti: come i bambini delle scuole possono diventare più attivi, che è quello che si svolgerà in quest'aula, nell'aula magna. Secondo, quali sono le barriere che ostacolano l'attività motoria e come possono essere rimosse, che si terrà nell'aula Pirani, sempre all'interno della Facoltà di Architettura di Roma 3. Il terzo, cosa possiamo imparare da un approccio innovativo alla mobilità. E l'ultimo, Active Age, strumenti pratici per creare e incrementare strategie e programmi rivolti agli anziani. Tutti questi workshop si terranno contemporaneamente a partire dalle ore 11 ufficialmente, forse i tempi a questo punto si allungheranno un po' dato che c'è qualche minuto di ritardo sul programma. E inizia l'intervento di Nicola Porro, sociologo dello sport dell'Università di Cassino. Lasciamo la parola per i saluti. So WISP, all the participants in this meeting. I have just to introduce the discussion regarding the 4 main topics which will be showed during the session. So, in diretta dall'aula magna dell'ex mattatoio di Testaccio, la facoltà di architettura, state ascoltando Nicola Porro che sta introducendo il suo intervento in inglese, ma tra qualche istante inizierà la vera e propria relazione e sarà in italiano. Questo lo diciamo per tranquillizzare chi ci sta seguendo e sarà sicuramente molto più semplice, almeno per chi ci sta seguendo dall'Italia. Dopo l'intervento di Nicola Porro, quindi presumibilmente tra una decina di minuti, l'intervento del presidente del CONI Giovanni Malagò, che è già in sala e lo vediamo insieme a Vincenzo Manco, presidente nazionale dell'UISP. Linea al palco, Nicola Porro. We can improve and develop the physical practice in young people. Noi abbiamo a che fare con un problema che è di natura prima di tutto culturale. Non si tratta soltanto, cioè, di sviluppare politiche che riguardano per esempio il montore scolastico, ma di inculcare una visione delle cose orientata agli stili di vita attivi. In particolare noi abbiamo a che fare con un fenomeno che è quello del drop out.
I dati che ci vengono riferiti sulla pratica sportiva giovanile nelle fasce d'età della prima scolarizzazione ci spiegano come l'attività fisico-motoria sia relativamente abbastanza equamente diffusa in tutti i paesi dell'Unione, ma è molto differente il livello di conservazione nel tempo dell'attività. Il problema del dropout però va a sua volta distinto in due diverse fenomenologie. Una è quella che riguarda la pratica agonistica competitiva vera e propria, quindi la perdita di talenti per lo sport di prestazione, che non è il nostro problema centrale, è molto importante invece ovviamente per le istituzioni sportive, per i comitati olimpici, per le federazioni sportive, e l'altro è invece la difficoltà a preservare nel corso della vita degli stili di vita attivi. Ecco perché è importante che noi insegniamo prima di tutto nelle fasce d'età giovanili, nelle fasce d'età adolescenziali, uno stile di vita che si basa sulla semplice esperienza del camminare. Io qui voglio ringraziare pubblicamente l'amico e collega Giulio Bizzaglia che mi ha fornito spunti preziosi anche materiali per questa comunicazione. È evidente come noi abbiamo a che fare con diversi sistemi di relazione che riguardano la condizione di vita urbana e la qualità della vita di ciascuno di noi. Nel caso di cui ci occupiamo, che noi abbiamo studiato più da vicino, che ovviamente è quello italiano, per esempio il programma Pedibus, che prevede una sorta di convenzione con le istituzioni scolastiche, consentendo di accompagnare i bambini in gruppi a scuola sin dalla prima infanzia e fare dei percorsi che associano la mobilità urbana con il movimento dei soggetti e quindi trasmettono buone pratiche, è un esperimento che può essere generalizzato, anche se ricalca esperienze già avviate in altri paesi europei. E questo significa anche restituire alle fasce d'età più giovani il senso della cittadinanza, impadronirsi dell'idea di cittadino. Il cittadino è colui che vive la città, non soltanto che la abita. Questo implica chiaramente dei problemi relativi agli spazi urbani, se le città sono in condizione di recepire e di adattare le domande alle esigenze, in questo caso dei bambini, città che sono state concepite spesso per la mobilità di persone in buone condizioni fisiche, di età giovane, che abbiano una buona capacità di spesa. Pensate a tutto l'impatto del settore commerciale sul movimento urbano. Quando mancano spazi protetti, non esistono, sono rotti, inaccessibili, noi creiamo delle barriere che non sono soltanto delle barriere fisiche, ma anche sono barriere culturali, perché le condizioni di degrado urbane sono molto variabili rispetto alla condizione sociale del territorio. Le barriere urbane fisiche riproducono spesso le ineguaglianze sociali e riproducono modelli di discriminazione culturale. L'omofobia, il razzismo, la segregazione delle minoranze possono essere combattuti ma anche paradossalmente rinforzati in qualche caso da certe modalità di pratiche sportive. Pensate all'eccitazione razzistica del tifo violento in esperienze di massa come quelle del calcio. Quello che è importante è percepire come siano necessarie differenti strategie per differenti attori sociali, fra quelli che abbiamo illustrato, i bambini, i disabili, gli immigrati, gli anziani. Prima il presidente Fossati parlava della necessità di sviluppare strategie a raggio europeo dell'Unione Europea, ricordava come l'Unione Europea meritoriamente, prima nel 1992, 7 anni dopo con la dichiarazione di Helsinki del 99, abbia fissato le basi di un movimento dello sport per tutti come movimento della cittadinanza. E
ha avuto anche il merito di indicarci alcune strategie che io spero questo congresso terrà in considerazione e sosterrà con l'azione organizzativa dell'ISCA e delle organizzazioni consorelle. Però aggiungo un dato, che è un dato recente: le statistiche dell'Eurobarometro ci dicono che purtroppo, nonostante sin dall'approvazione del Trattato di Lisbona, delle 53 cosiddette azioni de Coubertin, si sia promossa per la prima volta un'azione diretta delle sedi comunitarie per potenziare, estendere e migliorare la pratica sportiva di massa, i dati sono dati in regressione. Dal 2010 al 2013 l'Europa perde il 4% dei cittadini fisicamente attivi. E attenzione che quei dati vanno letti in maniera ravvicinata, perché quello che sta succedendo è che in questa flessione generale crescono tanto la sedentarietà assoluta quanto la pratica sportiva fortemente strutturata. Quello che diminuisce è quello che forse ci interessa di più, cioè quella terra di mezzo che comprende atteggiamenti attivi sul piano fisico-motorio, lo sport non competitivo e tante altre pratiche di socialità attraverso lo sport. Perché avviene questo? Dovremmo fare un congresso apposta, invitare magari qualche collega sociologo che si occupa anche della problematica dell'età della vita. Per esempio, intuitivo che con la crescita delle aspettative di vita e della durata della vita dobbiamo mettere nel conto che più numerose classi d'età anziane producono minore pratica sportiva complessivamente. Ma questo significa anche incoraggiare la pratica sportiva degli anziani, più di quanto non avvenga attualmente, di quanto non avvenga sicuramente in Italia, più in generale nei paesi latini. I paesi nord europei hanno una maggiore tradizione e maggiori incentivi alla pratica. In parte questa disparità che noi rileviamo ancora fortemente dai dati statistici, anzi che è in crescita, lo dico con dispiacere come italiano, l'Italia perde 5 punti nella pratica sportiva generale rispetto ai 3-4 della media europea, riflette anche criteri diversi, i nostri sono forse un pochino più restrittivi, risentono di più di una tradizione orientata alla competizione, ma questo non inficia il dato complessivo, non stiamo avanzando su questo terreno, ci stiamo difendendo. Questo significa che non abbiamo delle strategie integrate che riescano a garantire la diffusione della pratica su tutto l'arco della vita attiva e anche forzatamente non attiva, cioè di prolungare anche la stagione della vita attiva rispetto ad aspettative di vita che complessivamente e fortunatamente sono cresciute, perché il problema non è solo la quantità della vita ma anche la sua qualità. A questo proposito mi permetto di aggiungere un elemento che ha molto a che fare con quest'altro blocco, breve blocco di slide, cioè come noi possiamo imparare da pratiche attive di mobilità urbana. Noi possiamo imparare nella misura in cui inseriamo il concetto di mobilità urbana, le politiche del territorio dentro una visione dello Stato sociale. Lo Stato sociale è lo strumento attraverso il quale noi combattiamo le ineguaglianze di cui parlavamo prima, ma è anche il modo con cui noi creiamo una nuova idea di relazioni sociali all'interno della città. Qui faccio una parentesi. Spero che anche nelle sedi politiche italiane poi si tenga conto di queste cose, che per la prima volta un team di ricerca italiano ha portato in evidenza sulla base di un'indagine comparativa a scala europea. Noi ci siamo chiesti cos'è che nei diversi paesi, nei 28 paesi, quando abbiamo fatto la ricerca non c'era ancora la Croazia, erano 27, cos'è che nei 27 paesi dell'Unione Europea influenza di più la diffusione della pratica sportiva di massa come stile di vita attivo. Abbiamo considerato una prima variabile che poteva riguardare la configurazione delle istituzioni sportive. Ci sono paesi come la Francia o il Lussemburgo che da diversi decenni hanno specifici ministeri dello sport, ci sono paesi come la Germania, la Spagna e il Belgio che danno grande importanza alle organizzazioni territoriali, i Länder tedeschi, le autonomie spagnole,
come competenti per la pratica sportiva di base. Ci sono paesi come la Gran Bretagna o l'Irlanda che, in coerenza con un modello di welfare liberistico, assegnano molto spazio agli incentivi di mercato, affidando però alle istituzioni territoriali poteri di indirizzo sulla pratica, attività per campagne. Esistono paesi come l'Italia che hanno delegato molto a lungo, e continuano a farlo, ai comitati olimpici competenze sullo sport per tutti che in altri paesi sono esercitati dalle istituzioni dello Stato sociale. Questi sono i modelli prevalenti che noi abbiamo in Europa di organizzazione della pratica sportiva. Abbiamo considerato una seconda variabile, non semplicemente la ricchezza dei singoli paesi, come misurato dagli indicatori, per esempio, del prodotto interno lordo pro capite, ma degli indicatori un pochino più sofisticati riguardanti l'indice dello sviluppo umano, che viene calcolato proprio da quelle sedi competenti delle Nazioni Unite di cui ci parlava prima Fossati. Per vedere cioè se il combinato disposto di livelli di istruzione, aspettative di vita, condizioni di reddito producessero una maggiore o maggiore propensione alla pratica sportiva. E infine abbiamo considerato un'altra variabile, che è l'organizzazione del sistema di welfare, non specificamente di welfare orientato allo sport, ma le politiche pubbliche orientate al welfare nei singoli stati nazionali. Ovviamente dovrei documentare quello che dico, vi rinvio alle pubblicazioni che cercheremo di produrre, qualcuna l'abbiamo già prodotta in lingua italiana negli ultimi mesi, quindi perdonatemi se vado direttamente alla sintesi senza avere la possibilità di documentarlo. Il risultato fondamentale è questo: le istituzioni sportive nazionali hanno grande influenza nel regolare la governance nazionale dei singoli paesi, per esempio nella promozione dello sport di alto livello, hanno pochissima influenza nella promozione della pratica. Gli indici di sviluppo umano presentano correlazioni variabili, per esempio la pratica sportiva è fortemente associata al livello di istruzione e molto meno alle aspettative di vita, anche se può apparire singolari. Noi abbiamo un paese come l'Italia con bassa pratica diffusa e elevate aspettative di vita. Esistono casi, per esempio la Finlandia, altissima pratica sportiva, ma aspettative di vita leggermente minori. Quindi non c'è una relazione diretta, c'è una fortissima correlazione fra politiche di welfare di tipo universalistico, cioè orientate a promuovere condizioni di eguaglianza e politiche della cittadinanza per tutti i cittadini, e la diffusione della pratica sportiva. Facevo l'esempio dei paesi scandinavi, i tre paesi scandinavi appartenenti all'Unione Europea, ma si potrebbe facilmente associare l'esperienza norvegese, che presenta dati statistici non molto diversi, sono portatori di un modello di welfare, ma anche di una diffusione della pratica sportiva più elevata di tutti gli altri paesi, più elevata di quella dei paesi come le isole britanniche di economia liberista, più elevati di quelli centroeuropei che sono portatori di un regime di welfare cosiddetto corporativo, cioè basato su una forte protezione dei lavoratori impiegati, e molto di più di quei regimi di welfare che diciamo la sociologia politica europea, da Titmus a Espin Andersen fino al nostro Maurizio Ferrera, hanno chiamato di welfare familistico, come il caso dell'Italia, in parte della Spagna, dei paesi dell'Europa meridionale. Questo sta a indicare che non è tanto l'investimento di spesa quanto l'opzione, le priorità politiche che vengono individuate nelle politiche di welfare ad associare stato sociale e stato del benessere dal punto di vista privilegiato dell'azione fisico-motoria. Questo significa, per esempio, metterci in condizione di svolgere un'attività fisica nelle città tenendo conto di tutte le opportunità che una politica pubblica della mobilità può rendere disponibile. Questo vale, e andiamo a concludere, soprattutto per le fasce di età anziane. Facciamo riferimento al motto per cui non si deve rinunciare a qualcosa che piace perché si invecchia, è più facile che si invecchi perché si rinuncia a qualcosa che piace. Ce ne sono tante cose che piacciono, non entro in valutazioni maliziose, ma fondamentale per noi è quella che riguarda la pratica fisico-motoria per lo sport. Per lo sport o per quell'azione cosiddetta di
soft movement, com'è la danza, com'è la pratica del turismo di mobilità, eccetera, eccetera. Certamente questo richiede una rappresentazione attiva e quindi anche culturalmente innovativa della condizione anziana. Le immagini sono, mi scuserete, un pochino provocatorie, perché richiamano anziani che mimano il gesto tecnico dello sport di competizione. È una provocazione ricercata proprio per suggerire il rifiuto anche delle barriere mentali che spesso si istituiscono nella nostra cultura, anche se noi rimaniamo per tutte le età della vita dalla parte dello sport per tutti. Grazie. Riprendiamo la parola dalla nostra postazione qui all'interno della Lavagna della Facoltà di Architettura dell'Università Roma III. Si è appena concluso l'intervento di Nicola Porro, che ha presentato i contenuti, diciamo, dei workshop che si terranno a seguire a questa plenaria. Adesso è il momento dell'ultimo ospite, diciamo, che appunto è mancato nella sessione di apertura di mercoledì 22 ottobre e che quindi si è reso invece disponibile a essere qui con noi oggi. Infatti sta per entrare a fare il suo intervento Giovanni Malacò, il presidente del CONI. Dopo finito appunto questo incontro ci sarà un coffee break e poi l'inizio delle sessioni di lavoro parallele. Noi seguiremo in diretta anche l'intervento di Malacò, anche se siamo fuori dai tempi, perché questa sessione è andata un po' tutta fuori dai tempi, e quindi lasciamo la parola al palco per ascoltare Giovanni Malacò, presidente del CONI. Buongiorno a tutti. Complimenti WISP, complimenti Enzo, Vincenzo Manco, vedo Filippo qui davanti, sia per l'iniziativa sia anche per la scelta della location, che secondo me non è casuale. Questo è uno spazio che io conosco bene, avendo una figlia che si è laureata alla triennale in architettura qui a Roma e adesso è andata a fare il completamento, il master all'École Nationale d'Architecture a Parigi. E sarebbe bello se, così come è stata ristrutturata questa bellissima aula, tutto, diciamo, quest'area, noi romani è considerata più che testaccio il mattatoio, insomma, potesse avere questo stesso tipo di layout. Ma perché lo dico? Perché il tema mi sembra che sia il recupero della città, delle aree, una città più vivibile, una città in linea con quelle che sono le esigenze dei cittadini. E poi scusate se vi parlo, perché se sono stato invitato credo in qualità di presidente del Comitato Olimpico, oltre di amico della WISP, e perché dobbiamo parlare ovviamente di temi sportivi. Sono arrivato questa mattina da Catania, dove ho fatto una giornata, io vado molto sul territorio, una giornata bellissima. Nasce tutto da un invito del congresso dei medici sportivi, che mi hanno invitato a fare una relazione al Teatro Bellini, un posto meraviglioso. Ma io, quando sono invitato, ne approfitto e mi leggo una serie di appuntamenti proprio sul territorio per andare a toccare con mano le varie realtà sportive, per cui la società centenaria, una visita alla sede regionale, un incontro con i presidenti locali, e soprattutto sono stato in un quartiere Libruni dove c'è una scuola, neanche a farla apposta, che si chiama Angelo Manco, omonimo di Vincenzo, che è stato un grandissimo rappresentante dell'arte, della cultura, della drammaturgia, del teatro locale. Questo quartiere è un quartiere degradato, ecco perché penso che sia, spero almeno, interessante il mio intervento. Immaginatevi un attimo come lo Zen a Palermo, immaginatevi un attimo come lo Scampia a Napoli, poi è sempre difficile fare onestamente paragoni, chi sta meglio, chi sta peggio. Estrema periferia di Catania. Ci sono degli interi palazzi, questo mi è stato detto da un importante rappresentante delle forze dell'ordine stamattina alle 6, quando mi è venuto a salutare in aeroporto, interi palazzi che sono abitati
da persone che sono agli arresti domiciliari, interi palazzi, ma non palazzi di 3 piani, palazzi di 20 piani. E uno di questi palazzi addirittura è collegato con le utenze, con l'energia elettrica in un modo abusivo. Non so se avete capito di che cosa stiamo parlando. Bene, c'è una scuola, Angelo Manco. Voi dovete vedere che spettacolo che è questa scuola. Non c'è un centimetro quadrato di intonaco che casca, non c'è un pavimento che non ha una mattonella a posto. Dovete vedere la pulizia delle aule, ma soprattutto la cosa che mi ha fatto più piacere è che tu arrivi e vedi un fantastico playground con un campo da pallacanestro e una rete da pallavolo, un campo di calcio a 5 in erba sintetica che utilizzano anche per, diciamo, multidiscipline, una struttura con tanto di pista in cemento, per carità di Dio, dove si fa atletica leggera, un campo di hockey su prato e una palestra, fate conto, più o meno il doppio di quest'aula, divisa in 3 zone in cui contemporaneamente c'era una scuola di sport di judo e di lotta, un'altra di ginnastica artistica e un'altra per tutte le attività di corpo libero, con tutto il tatami per terra. Tutti i bambini vestiti con le magliette uguali. 1300 alunni, scuola primaria e secondaria. Vi giuro, pensavo di stare in un altro mondo, in una realtà virtuale. E intorno a quei palazzi di cui vi ho parlato. Ho fatto molti complimenti alla preside. Personaggio straordinario, vi giuro, un'energia mi tirava perché c'erano i giornalisti, c'erano le altre persone, i bambini che volevano fare selfie, eccetera. E poi ho fatto una chiacchierata con tutto il corpo di docenza. Allora, quello è esattamente quello di cui noi abbiamo bisogno. Proprio è la cartolina, la fotografia di quello che io adesso voglio provare come testimonianza in positivo del nostro paese. Sapete perché lo dico? Perché la settimana prima sono andato a Brescia, all'Istituto Calini. 1500 ragazzi e ragazze, è un istituto scientifico. Tutti belli come il sole, mai vista una cosa del genere, tutti eleganti, tutti in giacca e cravatta, tutti i capelli a posto, non c'era uno che c'aveva un orecchino, non c'era uno che c'aveva un tatuaggio. Sono andato lì per i 100 anni di Gabre Gabric, una signora che è l'ultima delle rappresentanti della spedizione italiana al 1936 alle Olimpiadi di Berlino, sposata con Calvesi. Calvesi è un signore da cui è nata la genia degli ostacolisti italiani. Eddio Tozzo ha vinto una medaglia a Messico nel 68, il figlio Loren è stato un grande atleta, ma soprattutto ha allenato Guy Drut, che ha vinto una medaglia d'oro per la Francia. Personaggio incredibile, 5 Olimpiadi, 100 anni, vi giuro, sta molto meglio di me. E perché è stato fatto al Calini? Perché lei, pure nata in Dalmazia, è andata in New York e ha fatto le scuole al Calini, alla preside. In quel contesto gli ho detto: mi fate visitare gli impianti sportivi? Calini ha 60 anni di storia. Metto presidente, speravo che non mi facesse questa domanda. A Brescia noi non abbiamo neanche una palestra, non abbiamo neanche un cortile. Dico: scusi, ma questi ragazzi dove fanno sport? Pensi che 500 di questi ragazzi, quindi il 30%, sono tesserati per le varie federazioni, liceo più esclusivo della città, e addirittura 3 di questi sono le rappresentative nazionali. Perché? I mezzi, la mamma, il papà, la società di appartenenza. E io ho detto, scherzando, ma neanche troppo, provocatoriamente: ma non vi vergognate? Ma scusate, ma non vi vergognate? Cioè sì, ci dia una mano con la provincia, che peraltro non c'è più, perché noi abbiamo fatto una richiesta per una nuova sede dove lì avremo le infrastrutturazioni sportive. Perché dico questo? Perché è il paradosso. Perché il nostro paese, Vincenzo lo sa benissimo, Filippo lo altrettanto, noi abbiamo il 40% di sedentarietà tra gli 11 e i 15 anni di ragazzi che smettono di fare qualsiasi attività sportiva. Per carità, i computer,
la famiglia che si è disgregata, le PlayStation, quello che vuoi. Però al nord c'è una media in alcune regioni, Bolzano, Trento, Val d'Aosta, che è quasi come la media europea, più o meno il 18-20%. In alcune regioni del sud, Campania peggio di tutti, 48%, Sicilia una corta incollatura, siamo quasi un bambino su due. E voi sapete che danni che crea quella situazione sulla società, all'interno delle nostre città? Allora, quando io vedo in Sicilia quello che ho visto, che è un caso più unico che raro, mi si apre il cuore, perché lì la media erano 1200 bambini, 1200 bambini che fanno attività sportiva. Chapeau! Perché poi, subito dopo, a quella media, Enzo e Filippo lo sanno altrettanto bene, parte l'obesità, perché è correlata alla sedentarietà. E il nostro paese, guardate che clima che ci abbiamo, sapete benissimo come si mangia, purtroppo siamo in cima alla classifica. Prima eravamo dietro gli Stati Uniti, adesso siamo dietro la Grecia come tasso di obesità, perché le due cose vanno parallele. Allora io dico, Stato, dammi una mano, anche se io non me ne dovrei occupare, io come CONI dovrei fare un altro mestiere, dammi una mano per far sì di portare lo sport al centro non solo della scuola, ma al centro delle città, al centro delle attività, che lo sport, attenzione, non deve essere necessariamente che uno di quei 1200 bambini vince una medaglia alle Olimpiadi, ma mi deve fare attività sportiva, attività motoria, mi fa risparmiare i soldi come spesa pubblica, perché impatta sulla sanità, non c'è bisogno che ve lo dica a voi, ma soprattutto migliora la qualità di vita delle persone, a parte che può anche essere che in mezzo a quelli scopro un altro Pietro Mennea, un'altra Federica Pellegrini, però questo è un altro aspetto. Io sento molto forte questo problema. E infatti oggi io mi levo il pane di bocca dai soldi che mi dà lo Stato per sostenere dei progetti speciali, soprattutto grazie a dei partner privati, perché oggi il pubblico da solo non ce la fa, non ce la può fare, per andare a investire dove? Proprio su quelle aree. Perché lì, ovviamente c'è anche secondo me un problema morale che abbiamo noi dirigenti, noi rappresentanti delle istituzioni, ho fatto il caso che anche nel Salotto Buono di Brescia c'è, però quelli l'alternativa la creano, ce l'hanno, diciamo che se lo possono permettere, gli altri se non gli fai il campetto lì all'Angelo Manco sono spacciati e soprattutto creiamo, vogliamo dire, potenzialmente dei mostri per la società del domani. Era quello che volevo dire, soprattutto insomma su questi temi che sono anche un po', diciamo, non dico fuori dal perimetro, però insomma sono un po' borderline per quello che sono i compiti del mio ruolo. Io ci sono e mi faceva piacere oggi dirvelo. Grazie a tutti. Si è appena concluso l'intervento del Presidente del Comitato Olimpico Italiano, Giovanni Malagò, che appunto ha evidenziato anche lui la necessità di investire e di impegnarsi per l'attività motoria, in particolare ha evidenziato l'aspetto dei bambini, quindi delle giovani generazioni, sempre in previsione di un futuro in cui ci sia più salute e meno spese a carico dello Stato per quanto riguarda la tutela della salute. Anche noi siamo in chiusura di questa nostra diretta e le conclusioni e il bilancio lo trarremo con un ospite che sta arrivando qui nella nostra postazione. La giornata di lavoro ovviamente non si conclude qui, potrete seguire gli aggiornamenti sul sito dell'UISPO o sul sito dell'ISCA per vedere le conclusioni dei lavori. Allora, ci ha raggiunto qui in postazione Carlo Balestri, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, siamo quasi in conclusione dei lavori, oggi è l'ultima giornata, questa sera ci saranno le conclusioni tratte dai due presidenti delle associazioni qui rappresentate, UISP e ISCA. Qual è il tuo bilancio? In questo momento il bilancio è molto positivo, un bilancio positivo dal punto di vista della partecipazione, che mi sembra, insomma, le sale sono piene, per cui mi sembra che l'obiettivo sia stato raggiunto, 323 partecipanti. Dal punto di vista della qualità, e questo era meno scontato, invece la qualità degli interventi e il programma che è stato presentato è un programma ricco, qualità degli interventi alta. Dal punto di vista della presenza politica, ieri abbiamo avuto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio, oggi è appena venuto a trovarci anche Malagò.
e dal punto di vista della sperimentazione, perché abbiamo sperimentato in un luogo congressuale anche delle forme, il walk and talk, per cui l'urban orienteering di ieri, particolarmente innovative, ma di per sé sono risultate anche molto efficaci. Per cui insomma, accavalliamo le dita, perché bisogna arrivare a stasera, ma per adesso penso che sia un'edizione del Move Congress di estremo successo. Sono soddisfatto. Diciamo allora che speriamo che queste sperimentazioni, questa apertura all'Europa, perché queste cose comunque magari all'estero si fanno un po' di più, sia di buon auspicio anche per ciò che riguarda le politiche che poi vengono applicate, nel senso che le politiche italiane anche si aprano alle esperienze europee. Questo è anche uno degli obiettivi collaterali del congresso. Portare il congresso qua durante il semestre italiano a guida UE è appunto porre l'attenzione su certi tipi di tematiche, cercare di far sì che queste tematiche vengano comunque recepite anche dai nostri governanti, e mi pare che in parte ci siamo riusciti. Per cui vediamo poi i risultati, ma questo è un bel mattone messo su questa strada. Benissimo, allora grazie Carlo, ora inizieranno gli altri workshop, quindi i lavori continuano in giro qui per l'università, e grazie e buon lavoro. Va bene, buon lavoro a me e buon lavoro a voi. Grazie. Allora, la sala dell'Aula Magna della Facoltà di Architettura si sta svuotando perché appunto c'è un veloce coffee break che sarà seguito da questi workshop, che sono l'ultima parte, diciamo, di gruppi di lavoro in vista della plenaria di questa sera, in cui ci saranno le conclusioni. Il Move Congress, vi ricordiamo che, diciamo, svolge oggi l'ultima giornata di lavori aperti ai congressisti, al pubblico, mentre domani si terranno il Consiglio Nazionale dell'UISP e il Congresso dell'ISCA, quindi lavori a porte chiuse, diciamo così. È sempre possibile seguire le dirette, anche poi vederle successivamente sul sito dell'UISP, o su YouTube o sul sito dell'ISCA. Nel frattempo, prima di salutarci, passo il microfono a Ivano Maiorella per le conclusioni della giornata. Sì, grazie Elena. Ultimi istanti di questa diretta. Insieme a noi, in qualche modo, il padrone di casa, Gianluca Di Girolami, presidente UISP Roma. Gianluca, un primo bilancio di questa tre giorni. Ma diciamo che la sensazione è quella che leggono i volti dei partecipanti e dei congressisti: partecipazione, voglia di scambiare idee, di creare rete e di lanciare nuove sfide non solo all'Europa ma a tutto il mondo. Qual era la scommessa dell'UISP di Roma alla vigilia? Ma era dare il segno che in questa città si sta cambiando passo. Scommessa vinta? Non lo so, la scommessa è ancora in gioco secondo me, perché è iniziato, è un percorso che è iniziato. Questo per noi non era un punto di arrivo ma un punto di inizio. Lascerà il segno questo congresso secondo te qui a Roma e anche un po' nello sport per tutti della capitale? Credo di sì, cioè il nostro obiettivo è che lasci il segno. Abbiamo lavorato perché lasciasse il segno, ripeto, perché rappresentanza è una pietra di paragone, un punto di partenza su cui far confrontare le istituzioni cittadine e le istituzioni sportive e l'UISP stesso. Per chiudere, Gianluca, ieri abbiamo visto durante i trekking urbani decine, centinaia di volontari e di società sportive dell'UISP di Roma e del Lazio al lavoro. Davvero uno spettacolo importante che segna quanto importante è il lavoro dei volontari. Sicuramente è un tratto che mi ha colpito, lo sappiamo, però vederlo poi dentro le strade della città era principalmente una presenza giovane e una presenza femminile, quindi giovani donne che rappresentano il futuro dello sport per tutti. Grazie, grazie Gianluca. Grazie a voi. Grazie a Elena Fiorani che in questi tre giorni vi ha accompagnato nella diretta, grazie a Francesca Spanò per la regia e il montaggio di tutte le immagini che troverete sul canale YouTube della UISP e su www.wisp.it. Seguiteci anche attraverso la pagina Facebook UISP Nazionale. Grazie, in questo momento non sono qui con noi, a Alex Marchi che ci ha aiutato per le dirette, soprattutto per quanto riguarda gli ospiti di lingua inglese. Grazie a Vittorio Martone che si è occupato di tutta la parte di social, quindi dando informazioni in diretta. Grazie anche a Elisa Bani che ci ha raggiunto stamattina e a Daria Manente, perdonatemi, che ci ha raggiunto da Orvieto, dove si è conclusa la tre giorni di Guadagnare Salute, dove la UISP ha avuto un ruolo importante e che ci ha aiutato ad aggiornarvi in diretta in questi giorni. Grazie per averci seguito, Elena, penso di non aver dimenticato nessuno. No, siamo la squadra al completo. Continuate a seguirci.